sei? Rispondi, Rose. Falsa Rose, rispondimi. Rose. Lasciami in pace, Aubrey. Ora o mai più, Rose. Stanno arrivando. Sto esaurendo le porte da chiudere. Non mi importa. È morta, Aubrey. Sono arrivata tardi. È morta. Lo so, ma hai fatto una promessa, Rose. Parola di coccinella e via dicendo. Se non te ne vai subito, prenderanno anche te. Una promessa. Forza, alzati e vattene. La porta a sinistra, vai! Continua verso il dipartimento di fisica. Una volta che mi avrai fatto uscire di qui... Non sto venendo alla sala macchine, Aubrey. Ma avevi detto... Avevi promesso? Lo so, Aubrey, lo so. E manterrò la mia promessa. Ma mia sorella mi ha chiesto di fare un'ultima cosa per lei. Prima devo occuparmene, Aubrey. Prima la famiglia. Lo capisco. Dove devi andare? Al teatro. Come lo raggiungo? Prova ad aprire la porta del dipartimento di fisica mentre cerco di capire come farti raggiungere il teatro. Torno subito. Aspetta, questo è stato scritto da Ada. Penso di aver trovato una soluzione, Rose. Ci sei? Sì, sono qui. Ora c'è qualcosa che brucia. Già. Dovrebbe essere il nucleo del reattore. È l'epicentro dove tutto è iniziato. A quanto pare il fuoco che abbiamo acceso ha continuato a bruciare. Sta consumando la Helios dall'interno da giorni. Non respirare quei fumi è altamente sconsigliabile. Più facile a dirsi che a farsi. Hai capito come farmi raggiungere il teatro? Sì, ma non ti piacerà. Forza, dimmi tutto. Vedi da dove proviene tutto quel fumo e il fuoco? Beh, dovremo per forza farti passare da lì. Odio questo posto. Non è finita. Il nucleo del reattore è schermato, perciò il ricevitore non funzionerà una volta che sarai laggiù. Dovrai attraversare le fiamme da sola. Monitorerò la diffusione dell'energia esotica alle tue spalle per vedere se riesco a contenerla. Ci parleremo quando sarai dall'altra parte. Bene. Qualche ultimo consiglio? Non bruciare.
strada. Rosa! Sento, c'è la mia sorella che è qui! La mia sorella che è qui! Vai al teatro e prendi il secondo treno! Insieme racchiudono la chiave di tutto! Promettimelo, Rosa! Potevi stare accanto mentre in pochi secondi risolve equazioni che hanno impegnato altri per settimane. Potevi sentire la sua mente in azione, Benny. La potevi proprio sentire, come una forza della natura. Aubrey. E ti dirò che... Aubrey! Resisti! Aubrey! Rosie, sei tornata! Fantastico! Stavo giusto dicendo a Benny qui... E il teatro? Aubrey, come posso raggiungerlo? Hai detto che c'era un ascensore? Sì, è poco più avanti. Te lo sto chiamando proprio ora. Comunque, che cosa devi fare là? Devo trovare un taccuino. Rosa, non posso immaginare il dolore che provi e hai la mia più sincera comprensione. Ma ti ho salvato la vita già diverse volte. Penso di essermi guadagnato il diritto di sapere di cosa si tratta. Hai ragione, Aubrey, mi dispiace. Sto cercando un taccuino che mia sorella ha nascosto da qualche parte nel teatro. Conteneva la sua ultima ricerca e le ho promesso di proteggerlo. L'intera nave ha sempre riconosciuto il suo genio. Anche Nicola. E adesso è morta. L'ascensore è arrivato, Rose. Quando vuoi.